dai uno strappo fino al bar? Sali. Eh? Anche ti bene la maniglia, eh? Ma che fai, Ecco io, così non cadi. Ciao. Sei te la cicala? No, io sono la formica. Ciao. Rimetti in ordine il bar, Penelope. Oggi potrebbe tornare tuo marito. Buonasera e ben ritrovati a Parliamo di Film. Anche questa settimana vogliamo parlarvi di un'altra perla del cinema italiano. Nell'intento di questa rubrica, io non mi stanco mai di dire, c'è come prima cosa principale, come primo intento principale, quello di far ricordare a chi magari non ricorda più un certo tipo di cinema e di film e a far conoscere chi un certo tipo di film e di cinema magari non lo ha mai conosciuto. E ci vogliamo provare anche questa volta con un'altra pellicola straordinaria che io personalmente amo particolarmente. Sto parlando del film La Cicala del 1980 ad opera del regista Alberto Lattuada. Tratto da un romanzo, ecco che Lattuada mette in scena una storia profondamente drammatica con dei momenti anche thriller che danno molta suspense, perché all'interno della storia c'è anche un omicidio. È una storia fortemente drammatica che vede protagonista la grandissima e bellissima Virna Lisi, che si è fatta ricordare dalla critica per essere stata un'attrice veramente importante e di grandissimo talento. Interpreterà all'interno di questa storia un ruolo che non è stato molto comune nelle sue interpretazioni, e poi il nostro esperto mi darà ragione o mi contraddirà se mi sbaglio, perché Virna Lisi racconta e interpreta degnamente la parte di una donna della strada, di una prostituta, di una sciantosa, di un'ex cantante fallita che gira per i locali e disperata viene licenziata dal suo pseudo agente, da una sorta di agente poco raccomandabile, e si ritroverà a prostituirsi. A seguirla in queste avventure veramente al limite ci sarà una giovane ragazza che diventerà la sua migliore amica. Il soprannome della giovane ragazza è Cicala, proprio perché le piace cantare. Cicala la seguirà fino alla fine, fino alla sua morte, momento tragico del film in cui la bella Virna si butta in acqua e vuole morire appunto annegata, senza essere salvata. Si rifiuta di essere salvata persino dalla sua amica Cicala, che si tufferà per poterla appunto far risalire dalle acque, ma non riesce. È una storia molto forte e molto dura, con dei momenti molto ma molto struggenti. All'interno del cast ci sono altri attori come Garrone, Renato Salvatori, che riescono perfettamente nei loro ruoli. È un film fortemente credibile, credibile come pochi altri, ed è la prima volta che lo spettatore vede magari Virna Lisi nei panni di una donna diversa dai suoi soliti ruoli. E poi magari il mio amico critico mi dirà la sua. La Cicala è un film straordinario, un film veramente importante, perché ha saputo rappresentare e delineare la fine di una donna, la tristezza della vita di una povera donna che si ritrova veramente accanto ad una figlia grande, ad una figlia ormai diventata donna, ruolo interpretato da una bellissima ed esordiente, quasi esordiente, Barbara De Rossi, una madre che si ritrova appunto, come dicevo, una figlia donna al suo fianco, ma che fallisce anche non solo come cantante nell'intento appunto nella vita lavorativa, ma fallisce tremendamente, tragicamente, anche come madre. È un film che fa davvero piangere, un film molto struggente, che ha ricevuto anche dei riconoscimenti importanti come il premio alla colonna sonora Fred Bongusto
e poi il premio come migliore attrice protagonista alla grandissima Virna Lisi, che noi vogliamo ricordare proprio con questo film. Cicala, che è successo stasera? Cosa credi le sia successo? Qui dentro. Col casino che hai fatto stanotte. È come se l'avessi sverginata con le tue mani. Ti rendi conto del male che le hai fatto? Carburo? No, non lui. Niente madre e niente figlia. Siamo soltanto due donne, io e te. Una vecchia e l'altra giovane. E la giovane adesso ha imparato. Li voglio tutti, maschi. Hai capito? Niente madre, niente figli. Allora, da oggi, nessuna vita, siamo due nemiche. Puttana per puttana. Anche questa settimana pronto per parlare con noi e io veramente contenta e curiosa di sentirlo parlare anche di questo film che io adoro tantissimo e lui lo sa, il mio straordinario amico, critico e regista cinematografico Walter Salami. Bentornato Walter. Ecco, buonasera Milena, buonasera a voi tutti, ben ritrovati. Il personaggio interpretato da Cleo Goldsmith, nata un po' come donna di copertina, aveva posato per Playman, per Vogue, donna sicuramente di grande fascino, ragazza perché era anche molto giovane, di grande fascino, doveva con questo film un po', ho letto Walter, correggimi se sbaglio, debuttare in quello che era il mondo del cinema, ma pare che Barbara De Rossi, a distanza di anni, quando le viene chiesto in un'intervista di questo film, disse tra le righe che questa pellicola avrebbe dovuto lanciare, termine spesso usato quando si parla di attori che debuttano, doveva appunto mettere in evidenza Clio, ma invece fu lei, appunto la bellissima e bravissima Barbara De Rossi, a catturare l'attenzione della critica. È vera questa cosa, cioè doveva essere Clio la vera protagonista in fondo, dopo il personaggio naturalmente imperante e assolutamente protagonistico di Virna Lisi, e invece viene messa in ombra dal personaggio invece interpretato da Barbara De Rossi, che è Saveria, ovvero la figlia della protagonista, della grandiosa, della strepitosa Virna Lisi. È un po' una lotta fra ruoli. Questo succede spesso con le attrici esordienti, Walter. Il film, come ha dichiarato candidamente il regista più volte, è un drammone come si usava ai tempi delle nostre nonne, colmo di grandi passioni, pieno di scenemadri, non di rado incline al patetico, popolare più che populista, espressivo per immagini più che per dialoghi.
È facile tentare di usare un giudizio sommario e in parte acido definendolo fotoromanzo, melodramma, fouletton. In realtà non sono pochi gli aspetti che colgono di sorpresa chi si attende dal togato Alberto Lattuada un'opera in tutto e per tutto classica. Personaggi sanguigni, soluzioni brusche e tragiche, ambienti proletari, ove la violenza nasce all'improvviso tanto dall'odio quanto dall'amore. Va da sé che, se si vuole giudicare serenamente la pellicola, è indispensabile mettersi nel genere letterario scelto dal regista, anche se non moderno e proprio per questo spessurtante o deludente. Da questo punto di vista si ravvisano agevolmente personaggi perennemente ondeggianti tra la bontà e la cattiveria. Si notano gli atteggiamenti naturalistici e le aspirazioni a valori che magari poi non raggiungono per tragiche circostanze. In modo particolare le antitetiche figure delle due giovani, Cicala e Saveria, assumono valori emblematici. La prima, anche fisicamente una zingarella, è l'amore per la natura, per la libertà e per il generoso rapporto affettivo. La seconda, fisicamente borghese, apparentemente angelica, in effetti egoista, cinica, profondamente marcia. Quindi Milena, rispondendo alla tua domanda, a mio avviso molto dipende dal ruolo che viene assegnato alle attrici. Nel cast c'è anche un attore che si era fatto voler molto bene in un film in particolare, che è Poveri ma belli, che è Renato Salvatori, che forse per la prima volta il pubblico di quegli anni, dei primi anni 80, era abituato a vedere nei panni di ruoli da bravo ragazzotto, da ragazzo semplice. Invece il personaggio che Lattuada gli affida in questo film molto particolare e molto drammatico è quello di un camionista, sì, onesto rispetto a tanti altri personaggi che appaiono, personaggi maschili che appaiono nella storia, ma sicuramente un Renato Salvatori molto diverso, un po' più acciaccato ovviamente dagli anni, con un'espressione completamente diversa, hanno detto molti che hanno visto questo film, una sembianza, un aspetto probabilmente dovuto ad un ruolo totalmente diverso a cui lo spettatore, gli spettatori erano abituati a vedere. Certamente che è un Renato Salvatori che si fa fatica quasi a riconoscere all'interno di questo film. Sei d'accordo, Walter? Talmente calato in una parte probabilmente diversa, oppure aveva già interpretato ruoli così duri, così da uomo della strada, turpe, come appunto il personaggio di Cicala. Diciamo che per sua esplicita intenzione Alberto Lattuada rielabora i modelli del fotoromanzo e la cifra Melò, agita minacce di sceneggiata, evoca i fantasmi di un cinema italiano vecchio di 30 anni, è valido oggi solo come oggetto di rilettura da cineclub, dilatando il concetto di popolare. Scegliere una storia popolare fatta di passioni violente e piegarla ai modi del fotoromanzo, che più che raccontare mostra con le immagini, ci sembra da collegare appunto alle curiosità di Lattuada. Non un vezzo, una civetteria culturale, bensì la reazione determinata nell'autore da un tipo di cinema zeppo di parole, che è imperverso da anni e che, a furia di dibattere problemi, rischia di lasciarci senza idee. La Cicala si presenta così come una favola, che dietro la trama a tinte forti nasconde una costruzione complessa, un linguaggio che nasce dal montaggio rapido, da inquadrature che nei loro collegamenti fanno emergere poco a poco il peso delle situazioni e lo spessore dei personaggi. Da un dialogo ridotto al minimo
che rispolvera i vocaboli del melodramma. Virnalisi aveva più volte dichiarato, e forse questa è una cosa che sanno un po' tutti, è diventata clamorosa anche nei post di Facebook, che lei non ha mai voluto spogliarsi, ha sempre rifiutato ruoli con dentro delle scene di nudo, non ha mai voluto interpretare donne sexy, particolarmente sexy e svestite, non ha mai voluto usufruire della sua bellezza per fare interpretare dei ruoli di sensualità e dei ruoli appunto dove mettere in mostra appunto anche il lato più sensuale della sua bellezza, e ha sempre interpretato dei ruoli da signora, come molti spettatori ancora ad oggi ricordano di lei, ruoli medio borghesi, ruoli anche da nobile, quindi da grandonna, da donna di salotto, da donna molto raffinata. Chi non ricorda i suoi abiti ben eleganti, le sue collane, il suo modo di pettinarsi in moltissimi film e in moltissimi ruoli, addirittura interpreta parti da nobildonna. Questa forse è una delle poche volte in cui Virnalisi si cala nei panni di una donna della strada, di una prostituta, di una donna che vive ai margini, di una donna che si arrabatta e che vive una vita di stenti, e lo fa in una maniera egregia. Io ero molto piccola quando ho visto questo film, ma sono rimasta molto colpita, e come me tanti della mia generazione. Virnalisi era forte nei ruoli in cui la sua bellezza altezzosa poteva venire fuori, ma in questo film, paradossalmente, nonostante non interpreti affatto una donna per bene, riesce perfettamente a rendere l'idea, e lo fa anche con un pathos che commuove, che strugge. Certi momenti ci si dimentica davvero di vedere Virnalisi, sembra quasi davvero una donna, di quelle donne un po' felliniane, un po' ai margini che raccontava Fellini, seppur con cenni molto drammatici. Consentimi questo paragone che magari potrebbe non centrare, perché è una donna della strada, completamente della strada, una prostituta, una donna che si dà in cambio di denaro, una donna che sbarca il lunario. E ci sono dei momenti all'interno del film dove appunto si riesce perfettamente davvero a calarsi talmente bene nel ruolo di questa povera sciantosa che ci si dimentica quasi che sia l'altezzosa e raffinata Virnalisi. Che cosa pensi della versatilità di questa attrice? Qual è l'opinione della critica, che io so che l'ha sempre amata? La critica cinematografica ha sempre amato Virnalisi, è sempre stata abbastanza apprezzata, e so anche che l'attuata non ebbe dei dubbi nello scegliere lei per questo ruolo di questo film tratto da un romanzo. È vero, Walter? Bellezza poco italiana, Virnalisi viene subito notata da Hollywood. La scrittura per Come uccidere vostra moglie nel 1964 a fianco di Jack Lemmon. Ha successo, ma non ama la vita americana e torna a casa. Attrice preparata, a modo di confermare il suo talento in età matura, quando, dopo una lunga assenza dagli schermi, decide di ritornare al cinema. La ricordiamo in film come Casanova 70 di Mario Monicelli, Barba Blu di Luciano Sacripanti, Zanna Bianca di Lucio Fulci, Sapore di mare, regia di Carlo Vanzina, Amarsi un po', sempre di Vanzina, Segui il tuo cuore di Cristina Comencini, e nella sua ultima apparizione nel film Latin Lover del 2015. Nella Cicala, Virnalisi dà alla soubrette una personalità sanguigna e una voce aggressiva, tanto da ricordare, con l'aiuto del dialetto romano, la Magnani più immediata. Ed anche questa volta direi che siamo riusciti in maniera molto soddisfacente a ricordare un'altra pietra miliare, un altro gioiello prezioso del nostro cinema italiano attraverso l'opera
di un altro grande regista che è stato il grandissimo Lattuada e un'altra grandissima attrice che è stata Virnalisi. Noi vi aspettiamo alla nostra prossima puntata e vi ringraziamo per le tante iscrizioni al nostro canale. Il nostro intento, senza troppe pretese, è proprio quello di far conoscere il cinema a chi non lo conosce tanto bene e soprattutto a riscoprire e a rispolverare, se così, si può utilizzare questo termine, tutti quei film che molta gente potrebbe magari non ricordare più o non conoscere. Questa è una rubrica che ha come intento quella di avvicinare al cinema chi fino ad oggi magari tanto vicino non era. Quindi parlare sicuramente di un film del 1980, talmente bello come questo, a noi fa tanto piacere, soprattutto perché siamo convinti e siamo sicuri che interesserà anche a molta gente che magari non lo conosceva. Noi vi aspettiamo alla prossima puntata con Parliamo di Film e grazie per le numerose iscrizioni al nostro canale. Mi raccomando, continuate a segnalare i film di cui volete parlare. Buonanotte.